Il Centro Radio Lazio vi invita all'ascolto Amico ospite, in onda tutti i giovedì alle ore 18. Oggi Elio Barzaghi con Fausto Cigliano. Cari amici di Centro Radio Lazio, buonasera con Amico Ospite. Questa sera l'amico ospite è un amico veramente eccezionale. Eccezionale perché è un cantante napoletano che va per la maggiore, un cantante che ha partecipato a molti festival di Napoli, a special televisivi, a film. È il Beniamino. È il Beniamino della canzone napoletana, Fausto Cigliano. Buonasera a te, Fausto. Buonasera a tutti gli amici del Centro Radio Lazio. E buonasera a te, Elio. Ciao. Ciao, ciao, Fausto. Bene, io devo dire che sono commosso proprio di questa tua partecipazione, perché sai da quanto tempo speravo che tu partecipassi ad uno dei miei programmi, in quanto da diversi anni che conduco rubriche culturali musicali sulla canzone, la poesia napoletana e Amico Ospite, un altro programma, e naturalmente nei miei programmi non poteva mancare Fausto Cigliano, che è sempre un beniamino della canzone napoletana, il cantante che una volta si soleva definire confidenziale, ma io direi soltanto il classico cantante della canzone napoletana che si accompagna con uno strumento meraviglioso, con quella chitarra che è amata proprio dai napoletani. Sei molto gentile col preambolo che hai fatto, e forse credo che sia anche divertente raccontare a chi ci ascolta l'occasione che ha fatto gli uomini ladri, in questo caso, che ci ha fatto incontrare e che logicamente ci fa conversare questo pomeriggio dai microfoni del Centro Radio Lazio. Sì. Che, per chi non lo sapesse, ma immagino che tutti lo sanno, sta un pochettino fra le nuvole. Mi sembra di stare con la testa fra le nuvole, veramente, perché è alla sommità di una montagna. Proprio al di sopra di noi non c'è più nulla, certamente ci sarà il Monte Bianco nella parte settentrionale dell'Italia, oppure, certo, infatti ci ascoltano oppure il Vesuvio a Napoli, ecco, non siamo ancora a quell'altezza lì, però siamo veramente tra le nuvole e in una situazione di isolamento totale proprio. Quindi è una sensazione particolare, però dicevo, ci siamo incontrati occasionalmente proprio al cavallo, come si dice in gergo, sì, nostro, cioè proprio alla informazione della RAI a Viale Mazzini, ed Elio, che sta qui al mio fianco, è stato molto gentile ad avvicinarmi e a chiedermi di venire qui in questa sorta di paradiso terrestre, e io logicamente ho accettato, non sapendo di finire appunto in paradiso così presto. Bravo Fausto. Senti, io, siccome sono solito tracciare un po' brevemente il profilo biografico di ogni amico ospite, in questo caso penso che non ci sia bisogno di presentarti, perché tu sei conosciutissimo. Ma guarda, è sempre bene fare una rinfrescata di memoria, perché sai, le generazioni passano, allora è bene presentarsi. C'è qualcuno che mi ha ancora fotografato nella memoria con abbastanza chiarezza, anche perché devo dire che il mio taglio di capelli non è cambiato da 20 anni a questa parte. Altri invece alla Umberto, un po' anche per colpa mia, cioè per una mia defezione in questi anni, della quale poi parleremo dopo, cascano un po' dalle nuvole, tanto per rimanere in carattere, sentendo parlare di Fausto Cigliano. Però devo dire che nella maggioranza dei casi fortunatamente c'è un ricordo, e soprattutto un ricordo umano, che è la cosa che è più importante. Beh, allora tracciamo, sì, per grandi linee, tracciarlo, sì, brevemente. Ecco, io dirò subito che ebbi occasione di notare Fausto Cigliano ragazzino, e che è più giovane di me, Fausto Cigliano, a Napoli, proprio nel giardino
del laghetto al, alla mostra, alla d'Oltremare. Mostra d'Oltremare, sì, perché io abitavo a Fuorigrotta, proprio in via Treatoria, sì. E quindi ebbe occasione ogni tanto con gli amici. Sì, quello è stato veramente il primo debutto, il primo bagno, diciamo, musicale, canoro. Io cantavo in un complesso, la chitarra non la suonavo per niente, o forse la suonavo soltanto a casa. E è stata la prima volta che ho avuto un vestito con i pantaloni lunghi, che ho comprato direttamente con i soldi dei miei risparmi, perché eravamo in una situazione particolare in famiglia, avevamo perso nostro padre nel 1952, quindi evidentemente l'anno sarà l'anno successivo. Passato il periodo del cosiddetto lutto, quindi praticamente c'era da andare avanti con dei problemi di una certa importanza di carattere economico, ai quali problemi tutti di famiglia si partecipava, e io, che avevo la voce, partecipavo appunto cantando. E fu il primo vestito da uomo, come si soleva dire, che io indossai in quella circostanza lì. E diciamo pure che Fausto Cigliano cantava e studiava, perché si diplomò in ragioneria. Sì, chiaro, questo qualche anno dopo, non molti, ma sono dal 53, credo nel 55 è successo questo. Però adesso, per non tediare molto gli ascoltatori, io ti proporrei di fare subito un break musicale con una novità. Con una novità, sì, una novità che per qualcuno magari non lo sarà tanto, perché è una riedizione di una canzone di Domenico Modugno degli anni 60, molto bella e da me molto sentita, che si chiama Strada Fosa. Ma dice non so fatta per te, e ti nasce una faccia, perché sta lacrima lucente che strada fosa, ci si medita Dio, sola venata via, te vede partire. Mi è sana strada fosa, chi a niente mi è basato, e io che moro lascio partire, perché tu resta ma te ne vai, perché te voglio bene e dico ah. Mi è sana strada infosa, sulla gommana vuota, sulla gusto destina, la nuova così. Perché tu vuoi stare, ma te ne vai, perché te voglio bene e dico va. Mi è sana strada fosa, sulla gommana vuota, sulla gusto destino, camo a così. Il gusto destino, la nuova così. State ascoltando la novità del giorno, la novità per chi, per questa rielaborazione musicale
di Strada Anfosa, cantata da Fausto Cigliano, etichetta Harmony della Saar, distribuito dalla Saar. In sottofondo si sente, questo è Cigliano che parla, si sente una tarantella eseguita da me in coppia con Mario Gangi, e che viene appunto da un disco di recente realizzazione esclusivamente strumentale dedicato alla tarantella, che si chiama appunto Tarantella, Napoli Tarantella. Noi eravamo rimasti fermi, mi sembra, poco fa, poco prima di Strada Anfosa, al 1955, cioè all'anno del mio diploma, diploma in ragioneria. Io poi volevo chiederti, Fausto, per i nostri amici radioascoltatori, si diceva che, non dico il tuo maestro, ma colui il quale ti avesse dato le prime nozioni di chitarra fosse stato Roberto Murlo, ma non mi pare che ciò corrisponda a verità. No, questo non è esatto. Semmai Murlo mi ha dato la spinta, perché quando io non ancora pensavo di cantare, ero un grande appassionato di canzoni, neanche a dirlo, e stavo sempre ad ascoltare la radio, sempre con la testa ficcata negli apparecchi radio dell'epoca, vi parlo del 1946, 47, 48, e in quel periodo, dove tutto praticamente ritornava alla vita dopo la guerra, dopo la catastrofe della guerra, Roberto Murlo era in effetti il divo del momento, era quello che con quella formula particolare di canto accompagnato con la chitarra andava più vicino ai sentimenti della gente, e anche perché era ed è praticamente un artista, insomma. Quindi semmai mi ha dato la propulsione a iniziare a cantare accompagnandomi con la chitarra, questo sì, però non ho mai avuto incontri di tipo musicale, insomma. Benissimo. E quindi la tua prima partecipazione, diciamo, al Festival di Napoli, se non vado errato, è del 1957? No, un anno prima. Nel 1956 io praticamente ho fatto il Festival della Canzone Napoletana. Dietro a monte c'erano state alcune partecipazioni a trasmissioni televisive, i primi dischi, e successivamente capitò questa occasione di riassumere le canzoni del Festival Napoletano, appunto di quell'anno, e fummo chiamati io, Sergio Centi, un chitarrista cantante romano molto conosciuto, ed Amedeo Pariante, che è un bravissimo cantante napoletano che ho rivisto recentemente perché fa parte del cast di Festa di Pietigrotta, lo spettacolo di De Simone che sta girando per l'Italia con notevole successo. E noi tre facemmo appunto questo riassunto. Quell'anno era anche un anno che le canzoni napoletane furono presentate con due orchestre, come accadeva di solito, e una di queste due orchestre era stata organizzata, curata e arrangiata dal maestro Mario Migliardi, bravissimo maestro e carissimo amico, che però aveva fatto degli arrangiamenti usando dei cori, era l'anno di Guaglione per intenderci, allora dei cori, tutto un coro, l'orchestra non aveva strumenti se non forse il contrabbasso e poi un coro, sicché i cantanti avevano alle spalle questa 30-40 coriste, erano quasi tutte donne, che facevano questi arrangiamenti particolari che tuttavia non riuscivano a rendere accessibili all'orecchio popolare di allora le canzoni con immediatezza. Quindi questa fu un pochettino la molla che fece fare un notevole successo a questa formula dei riassuntori di canzoni, perché noi con le chitarre, e quindi con pochissimi accordi, accordi semplicissimi, andammo più direttamente nel cuore della gente, e quindi facemmo un notevole successo. E ricordo che la cosa piacque molto, tant'è vero che l'anno successivo fu replicata, ma come tutte le cose replicate hanno qualche cosa che, anche perché qualcosa che si perde, la rosa fu allargata ad altri due valentissimi Ugo colleghi, Carise e Armando Romeo. Però naturalmente cominciò anche a disperdersi il successo e cominciò a naufragare, e quindi successivamente nel 58 fu, credo, completamente abbandonato. Oh, poi vabbè, adesso facciamo ascoltare un altro disco e poi che cosa facciamo ascoltare? Riprendiamo un disco di preistoria, mi va di sentire appunto prima di passare poi
Sì, vedo una copertina a forti tinte, un disco della Cetra di qualche anno fa, chiamato Souvenir di Tarì. Un mio caro ricordo. Sono tutti dischi che io non ho, tra l'altro, e nel quale noi cercheremo di ascoltare Che m'ha imparato a fa, che è una sorta di proto Fausto Cigliano. Non c'è? Cosa sì, c'è? Sì, certo. Dunque, vediamo un momentino cosa c'è. C'è Guaglione e Lazzarella, ma guarda un po', proprio le canzoni di quell'anno lì. Allora mettiamo un accenno di questo Guaglione o Lazzarella per collegarci idealmente con Modugno. Bene, allora ricordiamo sempre ai nostri radioascoltatori che sono in sintonia dei 101 e 500 MHz di Centro Radio Lazio e sono all'ascolto del programma Amico Ospite, che va in onda ogni giovedì dalle 18 alle 20. Questa sera è ospite graditissimo in studio a Centro Radio Lazio il cantante napoletano Fausto Cigliano. E tra pochi istanti magari potremo andare anche in diretta, potete telefonare al 94 85 090. Allora ascolterete Guaglione, come diceva poc'anzi Fausto Cigliano, un successo del 1956. Sì, una proto-registrazione, diciamo. Stai sempre cambundata a mi da sta via, non mangi più, non dormi più, che pugondria. Quei piccoli che venne a di sta gelosia, tu vuoi morire, tu vuoi soffrire, tu fa fa, corri in braccio a tua mamma, tu fai scemo piccoli, dilla tutta la verità. La mamma da bocca mia, e passa e spassa sotto al suo barcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmine, e ancora così giovane, tu sei guaglione che te mi sentava, va giugare un pallone, che bonna di sti lacrime, va a te non mi fa ridere, corro in braccio a tua mamma. Tu fai scema piccoli, dilla tutta la verità, la mamma da può capire, non ne pittà, non la lisciassi sta cielo, non cerca te, non so per te che l'occhio è bella, lasciala stava pazzia, che guaglio un cielo, non t'avvali, c'è tempo in iva d'inguaia. I desideri la sa, scorda della vicceri, la si oddice n'ha papà, chissà come va per me. Pronto? Tu non conosci femmine, sei ancora così giovane. Che bonna di sti lacrime, e questo era Guaglione, una canzone che io ho risentito con estrema curiosità perché, come dicevo poco fa Elio, non conservo quasi nessun disco, nemmeno di quelli attuali, per una sorta di, non dico di scaramanzia, anche forse per una sorta di eccessivo progressismo, nel senso logicamente buono della parola. Ma è importante ascoltare forse questa registrazione per capire meglio il seguito. Beh, prima, a quei tempi io avevo ancora le tonsille, che poi mi furono tolte nei primi degli anni 60 e il mio timbro di voce ha subito, in meglio io immagino, una modificazione, soprattutto per quello che riguarda la disponibilità vocale. Ed è quello che logicamente andremo a dimostrare molto. Sì. A mano che andiamo avanti con la nostra conversazione con le canzoni che seguono, che saranno tratte da un disco 33 giri che è uscito recentemente e che si chiama Napoli 1-2. Bene, e io volevo ricordare ai nostri radioascoltatori che l'anno scorso, in occasione del primo festival radiofonico privato della canzone e della poesia napoletana nel Lazio, che ho condotto per ben 6 mesi, ho proposto anche, come era logico, anche Fausto Cigliano, che ha ottenuto tanti consensi, ecco che
E stavo dicendo appunto a Fausto, prima che iniziassimo la trasmissione, che lui riscuote molti consensi, è seguitissimo, e quindi a Centro Radio Lazio si può dire è di casa. E tra breve è caduta prima la linea, avevamo preso una telefonata interurbana, ma purtroppo è caduta la linea. Se l'ascoltatore o l'ascoltatrice volesse ritelefonare, può farlo, se è da fuori Roma, col prefisso 06 poi 94 85 090. Sentiamo un po'. Sì. Centro Radio Lazio, pronto? Buonasera Elio. Oh, buonasera, il nostro Aldo. Voglio essere il primo a dare il benvenuto a Fausto Ciliano. Buonasera e benvenuto a lei. Io naturalmente entro un pochettino in una famiglia e quindi bisogna che mi renda conto con chi parlo. Ecco, un proietto napoletano. E bravo. Emigrato a Roma. Emigrato a Roma. Beh, come del resto è la mia posizione, no? Ci ha fatto prospirare molto. Ah sì? In che senso? Per arrivare al Centro Radio Lazio. E beh, ma guarda che qua per arrivarci veramente c'ho la mano alla maronna. Questo lo so, senz'altro. Detto fra noi. Io la montagna. Senti una cosa, come ti chiami? Io Aldo. Aldo, senti una cosa, ti dispiace se facciamo un piccolo break? E in maniera tale che non distanziamo molto quel guaglione dal prossimo pezzo che mandiamo in onda, perché è una registrazione recente, e dopo riprendiamo la conversazione. Va rimani bene. Quindi in linea e noi mandiamo O soldato innamorato. Bellissima. Ok? Bellissima. Allora rimani in linea. Stai lontana da sto cuore, a te volo con pensiero, niente voglia, niente spero di tenerti sempre in braccio a me. Sii sicura che sta amore, con mio so sicuro te. Oi vita mia, oi cuore, tu cuore, si stata o primo amore, e o primo e l'urda ma sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, chi tu cuore, si stata o primo amore, e o primo e l'urda ma sarai per me. Senti in tasti braccia, non ti vase che sta faccia, non ti stringe forte in braccia a me. Ma svanna ma sti suona, mi fai chiagnere per te. Oi vita mia, oi cuore, chi stu cuore, si stata o prima amore, e o prima è l'urda ma sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, chi stu cuore, si stata o prima amore, e o prima è l'urda ma sarai per me. Sempre sta contento, io non penso che a te sola, un pensiero mi consola, che tu pensa solamente a me. A più belle tutte belle, non è mai più bella di te. Oi vita mia, Elio voleva che io cantassi, ma sono già lì che canto nel disco, è meglio non sforzarsi adesso. Allora riprendiamo. Sono un po' sapiano, capito? Sì, adesso allo scorrere di questo finale della canzone, e vedi che già nella incisione anche raddoppio la voce, quindi sarebbe stato un trio a questo punto. Bambè.
E riprendiamo la nostra conversazione con Aldo. Aldo? Pronto? A che sono applausi questi? Pronto? Pronto? È la mia moglie che applaudiva. Ah, ho capito, C'era un po' di confusione. Bene, bene, bisogna salutare anche la signora allora, eh? La signora Clotilde. Bene. Abbiamo qualche cosa da dire in particolare? Io volevo soltanto dirti che Aldo che fa parte, diciamo, dei collaboratori esterni di Centro Radio Lazio, è un ideatore di scenette comiche napoletane, veramente. Ah, bene. Ma io devo cominciare a sintonizzarmi un pochettino su questa stazione radio. Aldo, guardi che questa è la più potente radio di Roma. Ah, sì? È seguita da tanti. Benissimo, questa è una buona notizia che mi date. Napoletani e non napoletani. Benissimo, mi fa piacere e quindi credo che sia stato proprio opportuno questa occasione, no? E questo lo dobbiamo più di tutto a Elio, che ha portato in questa radio, diciamo, un valido programma napoletano, sia di canzoni che di cultura napoletana. Benissimo. Grazie a te, Aldo. Senti una cosa, Aldo. Vogliamo andare avanti col programma? Cioè col programma di canzoni, intendo. Comunque, Fausto, dimmi. Io ti faccio tanti complimenti. Sei molto gentile. Sono superfluo, perché per te non c'è. Ma guarda che fanno sempre piacere e servono sempre. Comunque t'ho seguito da svariati anni, Benissimo. Tanti auguri. Grazie. E tante belle cose. Grazie. Grazie a te. Saluti ciao, anche ciao. La signora, ciao. Ciao. Grazie, ciao. E adesso che andiamo avanti con Romanzetta Militare. Partì, c'è tu capitano, io mi facetto annanzi, poverino, ma partì, scrivetto a te, vaga a morire lontana, perché senza speranza mi fatta assai soffrire. Quando dicette tu capitano, bravo, tutte soldate fossero così, scurno se me sentenna la panzava, caglieva per morire, nobba patria per te. E chietta fa tutti i combattimenti, e mi menava a me che un anzi per cadere, attienta a te, dicevano tenente, tieni coraggio per, ma pensa pure a te. Mo so sergente, luce una medaglia, coppa stupietta a tu non torna tu, chi io possa avere cadinta una battaglia, perdeva gioventù, nobba patria per te. A fianco a me cadette lo soldato, che fu io tirata a sorte, spirai e dicenna, oimà, vint'anni e po' m'aveva confidata, che si scansava morte, tornava per sposare. E so tornato, io che non so aspettato, a don un mediciste manca Dio, torna a tu me, scordamma ciò passato, campavo cor mio, vo stampatria, vo a te. E questa era Romanzetta Militare, una canzone sicuramente molto poco ascoltata, ma come avrete potuto notare, molto intensa, molto interessante, soprattutto molto antimilitarista, come è lo spirito che ispira praticamente il microsolco dal quale stiamo traendo queste canzoni e che si chiama Napoli 1-2 e sarebbe praticamente il punto di vista militare visto appunto dai napoletani con la loro filosofia particolare, che poi è una filosofia propria del meridione in genere.
Abbiamo il piacere di avere al telefono, chi vi parla in questo momento è sempre Fausto Cigliano, in compagnia di Elio Barzaghi, dal Centro Radio Lazio. Abbiamo al telefono un ascoltatore che evidentemente desidera, sì, desidera conversare. Parlare con te, conversare con e te. E noi siamo a disposizione. È Sergio da Campo dei Fiori, pronto? Pronto? Sì. Fausto? Eccolo qua. Di Sergio. Io anzitutto voglio ringraziare il Centro Radio Lazio che ci ha dato l'opportunità di parlare con te. Prego. Poi appunto è inutile che adesso metta a fare complimenti a te, elogi eccetera, perché... Lasciamo perdere. Tagliamo corto. Vorrei... Dimmi. Scusa se sono emozionato, però la prima volta che parlo con un personaggio di, insomma, di un certo rilievo, no? Vabbè, ma non ti preoccupare. No, non mi preoccupo. Senti, di dove sei? Sei romano? Romano, sì. Guarda che qui attraverso il vetro del Centro Radio Lazio vedo che sta arrivando una tazza di caffè, qualche pasticcino, alcune ciliegie credo sotto spirito, perché no, più che per la gola, perché adesso nella nostra piccola cabina praticamente c'è un certo caldo, ma essendo all'altezza credo di 700 e rotti metri qui, come dicevo poco fa, con la testa nelle nuvole, certamente la temperatura è un pochettino più rigida che non alla base, cioè che non a Roma. Senti Fausto, volevo chiederti se è possibile una cortesia, cioè, che tu ci parlassi delle tue esperienze cinematografiche. Guarda, le mie esperienze cinematografiche si fa presto a parlarne. Sì, perché io, guarda, scusa. Hai visto qualche cosa, no? Io ricordo di te, cioè la prima volta che ti ho visto è stato quando cantavi quella canzone in Polinesia. Il Calipso sotto la pioggia. Il Calipso sotto la pioggia. Esattamente. Sì, sì, se c'hai qualche aneddoto riguardante quel film, dato che c'era Manfredi, mi sembra, vero? No, nel Calipso sotto la pioggia c'era Renato Salvatori, cioè in Classe di Ferro c'era Salvatori. Mentre nel film Guardia, Ladro e Cameriera c'era Nino Manfredi. Se c'è qualche episodio, Beh, guarda, io ho rivisto recentemente Nino Manfredi, l'ho incontrato, ci siamo incontrati due volte, una volta a teatro, un'altra volta a un ricevimento a Palazzo Barberini, e appunto ho parlato, abbiamo riparlato, soprattutto da parte mia, perché lui ha avuto tali e tante altre esperienze. Per me è stata un'esperienza un pochettino, diciamo così, chiusa, e forse Guardia, Ladro e Cameriere è stato l'ultimo dei film che ho fatto, dei pochissimi film ai quali ho partecipato. Ma ho voluto in questo caso ringraziare ancora una volta Nino per la formidabile cortesia che usò a suo tempo nei miei riguardi, perché io ero completamente diciamo così, ero un novellino nel campo della canzone e nel campo cinematografico, e fui completamente attratto dalla professionalità di questo attore, che allora non era ancora all'apice della celebrità e forse anche delle proprie capacità espressive. Ma Nino era un personaggio che mi affascinava, perché per la prima volta io vedevo, prima che si girasse una scena, vedevo appunto come lui ripeteva meticolosamente ogni minimo gesto, riprovando vocalmente le sue battute, no? E poi dopo mi fu molto di aiuto, diciamo. Avemmo parecchie scene insieme in quell'occasione, perché io facevo la parte della guardia notturna e lui faceva la parte del ladro, quindi gioco forza ci inseguivamo a vicenda, e lui mi fu veramente affettuosissimo, fu un ottimo compagno di lavoro, mi dette degli ottimi consigli, per cui la mia esibizione non fu uno scatafascio totale, anzi me la cavai abbastanza bene. Questo film tra l'altro l'hanno ridato spesso le televisioni private recentemente, no? Sì, l'abbiamo visto. Sì, sì. Soprattutto ai Capodanno. Dimmi. Secondo te è un cantante, diciamo, del tuo livello, no? Sì. Acquista, secondo te, interpretando alcuni film, diciamo, di livello non eccessivo, oppure sarebbe bene... Ma guarda, io credo che questo problema non si pone, perlomeno quando offrono ai cantanti, o quando offrivano ai cantanti. Ogni cantante appena esce, che c'ha il suo momento di grande attualità, di grande popolarità, come era nel caso mio negli anni 50, diciamo, verso la fine degli anni 50, subito viene captato dal cinema. Allora più che adesso, perché oggi il cinema c'ha dei problemi, allora i film si facevano
come le sardine, insomma, capisci? Cioè se ne facevano tanti, costavano di meno e incassavano di più, la gente andava molto di più al cinema, c'erano incassi diversi. Quindi praticamente era fatale che il cantante fosse, se poi era ragazzino, se poi si presentava bene, fosse preso dal cinematografo. Io non fui assolutamente il primo. Prima di me c'erano stati già Claudio Villa, Giacomo Rondinella, Achille Togliani, Teddy Reno, e poi tra gli altri arrivai pure io. Poi dopo venne Celentano è stato un caso a parte perché ha continuato, ma tutti quanti noi praticamente abbiamo fatto cinema come un episodio della nostra cosiddetta carriera, capisci? Quindi è praticamente un episodio nel quale siamo stati un pochettino attirati da qualche cosa di... Scusa, guarda, dimmi. Non mi dire che sta bruciando un Salvatore. Purtroppo ti devo lasciare perché... Ma non mi dire, vai pure. Questo... Senti, e lo continuiamo. Guarda, ti saluto, continua come se fossi ancora in linea. Io volevo chiederti esclusivamente questo qui. Va bene, se è necessario chiama i pompieri, o te li chiamiamo noi per te. Grazie, va bene. Noi mandiamo un'altra canzone napoletana, ciao, adesso senso. Che è esattamente... Ah, Surdata, è una canzone molto celebre, sempre sul tema militaresco. Con lo tie chiante ca chitarra a mano e ma ditta così napolitana ca non ne ha foto onore e a fao surdato la ditta così signor tenente mannata man prigione non fa niente penso paese mio ca sta lontana e son napolitana e si non canti amore tenenta sospirata Napoli è bella assai Napoli è bella Napolità pur io son innamorata cantala zitto zitto a canzoncella la giaditta così signor tenente cantata pur voi che non fa niente penso paese mio che sta lontano e son napolitano e si non canti amore tra se luce a luna d'oro per fa lucente d'ora camarada tutte compagne mie d'intanottata piagnenne insieme a me cantano a coro e io che dica così signor tenente chiama a farmi in prigione non fa niente che lo paese nostro sta lontano e chi è napolitano canto sonno amore. E caro Fausto Cigliano, su questa canzone io e anche tu spero mandiamo insieme un caro saluto a Righetto di Trastevere e alla sua gentile famiglia, alla numerosa famiglia Fabiani. E è una famiglia simpaticissima che ci ascolta da Trastevere, sono dei cari amici, Righetto in particolare appassionato. Righetto a Trastevere è quasi una... È un'istituzione. È quasi un'istituzione, no? Come nome, no? Sì, sì, sì. Quindi mi sembra logico, giusto salutarlo molto affettuosamente e tutto sommato dedicargli anche l'intero programma. Sì. Va bene? Abbiamo il telefono che squilla. Sì. E salutiamo anche Augusto Urbani e la signora Rina che ci ascoltano da Vitinia. 94850 pronto? Pronto? Sì? Elio? Sì? Sono io.
Che è del Vice? Sì, ma certo. Ah, allora. Che non sono da un siciliano? È del Vice. È del Vice? Sì. È del Vice, guarda che sei proprio, capiti proprio a puntino, insomma. Sì. Cioè ci manca poco che non troviamo gli Edelweiss qui su questo monte, eh? Perché per questo lì ero. Eh sì, perché proprio, sai, ancora qualche metro venivano fuori veramente gli Edelweiss. Certo, certo. Senti Valso, ma sei proprio bravo, eh? Sei molto gentile, si sei fa bravo. Quel che si può. E poi guarda, io ti credo che sei napoletano, vero? È chiaro, penso. Ma sono napoletanissimo. Ma parli così bene l'italiano che parli romano. E che vuoi fare? No, romano un momento, mi fermo, eh. Ecco, adesso sì, forse ho fatto un'uscita che forse potrebbe un poco orecchiare il romanesco, però io cerco, capisci? Nei limiti del possibile, se devo parlare con persone cerco di evitare inflessioni dialettali, ma questo non per una questione snobistica, perché poi mi piace tanto intercalare in napoletano, capisci? È bello pure, è simpatico. Sì. Siete simpatici qui a napoletani. Sei molto e gentile. Meglio Barzagli lì, che non so dove chiamare tutti questi grandi cantanti. Ma questi che bravoni. Ma che Elio, ma dove vai a trovarli? Devo all'amicizia e alla stima. È bellissimo, bravo, bravissimo. Mi fa tanto tanto piacere sentirlo. Io la prima volta che parlo con Paolo Siciliano, è la prima volta. Intanto noi qui prendiamo caffè e pasticcini. Ah, ma io vorrei la prendere a Via Roma a Napoli, che lì sanno fanno buono il caffè. Ah, questo lo so, non c'è paragone, però devo dire che il caffè prodotto dal centro Radio Lazio con i suoi potentissimi mezzi non fa assolutamente sfigurare, ecco, cioè non sfigura assolutamente a confronto con quel famoso, con la famosa crema di caffè che si beve a Napoli. So e poi detto da Fausto conferma. Ma c'è un trucco a Napoli, ma non si sa che cosa c'è. Io do una spiegazione, ecco, abbiamo toccato uno di quegli argomenti e poi vediamo, cerchiamo di verificare con chi ci ascolta se sono d'accordo. A mio avviso una delle ragioni, la ragione storica che sempre si cita per magnificare il caffè di Napoli è quello che Napoli ha un'acqua particolare. Questo anch'io lo so. Si dice sempre così. Quella era la famosa acqua del Serino, ma adesso di acqua del Serino a Napoli veramente ce n'è tanto poca, che non potrebbe assolutamente servire tutti i bar dove nella maggioranza dei casi si serve appunto questo famoso caffè dall'aroma spettacoloso. Una volta la mia opinione era questa, cioè più che l'acqua era importante il punto di tostatura del caffè, cioè c'era la tostatura artigianale. Se si passava davanti a un bar a Napoli era frequente avere una sensazione di benessere al limite dello svenimento sentendo appunto l'odore della miscela del caffè che si stava tostando. Sì, però, e quello era un segreto. Ecco, però te ne voglio dire una io. Eh, una volta sono andata a Napoli, mi hanno detto che questa acqua, allora che ho fatto? Me ne sono portato un bottiglione a Roma d'acqua, l'ho fatta a Roma e non è venuto così buono. Nell'acqua, è la miscela, la mano del... Questo esperimento è vero, lo hanno fatto anche altre persone. Ecco. Come l'hanno fatto per le sfogliatelle. Ma no, ma poi penso, poi ci sono tanti altri particolari. Comunque quello che distingue in genere il gusto del caffè napoletano, è incredibile, è che quando lo si sorseggia, pur essendo stato zuccherato, conserva sempre un che di amarostico. Ecco. Quello è un fatto inspiegabile. E poi c'avete pure il caffè Bonaro in Napoli, via. E poi la caffettiera pure che dice sì, che... Sei molto gentile, Edelweiss. Ma pure a Roma mia siamo tanto scarsi, perché c'è tanti posti per fare il caffè buono, eh. Senti, Edelweiss, andiamo avanti col nostro programma, eh. Senti, Paolo. Dimmi. Mi dedico una bella canzone? Sì, questa che segue. Ecco, un'altra cosa, Elio, permetti di saluto una mia amica? Presto, presto. Sì, Lina, ti saluto, eh, insieme a Paolo Siciliano. Lina... Ti ha salutato Edelweiss. Sì, perché anche lei fa pausa a casa e canta molto bene. Benissimo. Ma no, come te, eh? Va bene? Benissimo. Ciao, adesso andiamo in onda. Ciao Fausto. Ciao Edelweiss. Ciao. Adesso andiamo in onda con Caporale ed aspettiamo altre eventuali telefonate. Caporale fanteria, moca so già graduata, pozzi pure gummanna. Tizio voi tacete zitto, voi quel tanghero laggiù, cosa fate state ritto, tacchi giunti e teste su.
Ah, Carmela, Carmela, mia Carmela, te volesse far vedere come tre mani surdate innanzi a me, tale quali innanzi a te. Ah, Carmela, Carmela, mia Carmela, te volesse far vedere come tre mani surdate innanzi a me, tale quali innanzi a te. Comandante niente meno, si è fettuccio mo sul rosso, un coppo braccio capo di. Panarra pura giornata, casarranno argente e po', a carriere ha cominciata, tricapo manca mai no. Ah, Carmela, Carmela, mia Carmela, te volesse far vedere, come tremmani surdata innanzi a me.